Aggiornamento da Terre, Sapori e Vini, amici cari, ancora in nostra compagnia, Piemonte, il bel Piemonte, guardate che spettacolo, meraviglioso spettacolo naturale che c'è tutto intorno a me, 360 gradi di vigneto, le colline del Piemonte, provincia di Cuneo, il Roero, questo lembo di terra piemontese che ha tante cose belle da raccontare e soprattutto tanti prodotti buoni da portare nelle vostre tavole. Ho raggiunto il comune di Govone, alla mia sinistra vedo il castello, ma tutti i paesi del Roero hanno il castello o le torri come testimonianza di un passato storico molto importante. Però ho parlato di vigneto, di vigneti, di uva, di grandi vini, e allora da Govone che cosa facciamo? Beh, parliamo proprio di vino, ma lo facciamo in un contesto straordinario che fra poco vi presenteremo. Raggiungo Maurizio Ponchiore. Maurizio! Ciao, tutto bene? Bene, bene, senti, intanto grazie perché mi hai permesso di tornare qui in questo posto meraviglioso, grazie perché vedo l'uva che sta crescendo poco per volta. Questa è il Barbera e sta veramente, insomma, esprimendo a piccoli passi già un bel risultato. Allora, mentre Pietro Marcellino ci fa vedere il territorio che abbiamo raggiunto con le immagini dall'alto, io ho detto Roero, però noi siamo a Govone, confine, porta del Roero verso la provincia di Asti. Spiegami dove siamo. Ma guarda, qua siamo comunque alle porte del Roero e alle porte della provincia di Cuneo. Se guardiamo sulla nostra sinistra abbiamo la provincia di Asti, già le prime abitazioni sotto sono astigiane. Sì. E noi iniziamo con questa collina che si chiama il Bricco degli Albazzi a rappresentare il territorio del Roero e la provincia di Cuneo. Direi che è una bella espressione perché fondamentalmente siamo su un cocuzzolo di una bella collina. Che metri di altezza? 300 metri. 300. Abbiamo 300 metri il castello e direi che più o meno l'altitudine là è simile. C'è anche un'altra struttura storica, quello è un convento, un vecchio convento, una vecchia struttura che oggi ha uno scopo benefico, direi che è comunque una bella cosa. Allora, io ho detto vigneto, vigna, uva a 360 gradi. Su questo bricco tu qualche anno fa hai avuto un'intuizione. Dovete sapere che nei vigneti del Roero sono tipici ciabotte, sono costruzioni rurali dove un tempo si andava a rigovernare gli attrezzi, dove si riparava durante la vendemmia se pioveva o durante i lavori dell'anno in vigna, qualche scappatella amorosa, perché no, tra i più giovani, non quelli della nostra età, ma tu a un certo punto avevi un ciabotto qui sul bricco. Hai un ciabotto, che cosa ne hai fatto? Ma io, guarda, avevo questo ciabotto, ho pensato di ristrutturarlo. L'abbiamo ristrutturato utilizzando tutto quello che era storico, quindi sì. Abbiamo recuperato la pietra del fiume Tanaro per fare il ciottolato, abbiamo recuperato il tetto con i coppi vecchi, il legno, il mattone vecchio e la calce antichizzata, ho addirittura utilizzato la porta di una stalla, insomma, per creare quelle che sono le caratteristiche tipiche del territorio, e ho pensato di fare una sala degustazione. Insomma, è arrivato il momento di regalarci qualche istante e parliamo dei vini, dall'Arnesa al Roero, al Nebbiolo, alla Barbera, insomma. Dai, facciamo un excursus. Un bel palcoscenico, siamo nel Roero e quindi è un territorio che ha una recente storia rispetto ai nostri cugini della Langa, però non da meno riusciamo ad ottenere dei risultati fantastici, soprattutto cercando di curare in vigna quello che è la produzione. Sì. Noi dobbiamo cercare in vigna di ottenere il massimo, perché questo massimo ci darà poi un risultato fantastico in vigneto. Noi, vi dicevo, abbiamo Roero Arnese per quanto riguarda i bianchi, che è un vino meraviglioso, ricco di profumi intriganti pur non essendo aromatico, ma molto minerale. Vero, vero. Abbiamo dei Chardonnay, abbiamo altri, un metodo classico, che questo è una meraviglia, perché è uno delle, insomma, adesso sta nascendo anche una bella associazione che raccoglie tutti i vitigni in metodo classico a base di Nebbiolo, e il nostro metodo classico anche qui ha un po' di Nebbiolo,
no? Vedi? Questo 15%. Questo... i tempi che cambiano, perché qualche anno fa non ne parlavamo, adesso ne parliamo invece. Vedi? Spumante piemontese, se noi ci colleghiamo al discorso delle vecchie storicità del contratto dei ganci, i vecchi spumanti sono nati in Piemonte. La storia si ripete. Esatto. Poi vabbè, Roero, dai, questo rosso... direi che comunque oltre alla Barbera, ci tengo a fare una precisazione, che la Barbera nella provincia di Cuneo e soprattutto a Govone è la maggior superficie vitata e quindi facciamo dei grandi Barbera. Il Roero è il nostro fiore all'occhiello. Roero vuol dire nebbiolo, Roero vuol dire nebbiolo prodotto nel territorio, invecchiato in botte o in baricca a seconda del produttore, ma qua dove lo produciamo in baricca sta ottenendo un risultato veramente importante. Allora, i grandi vini di questa terra roerina, i produttori come Maurizio, che sono sempre attenti all'ospitalità, a lavorare bene in vigne, in cantine, insomma a dare prodotti di altissima qualità. E noi di Terre, Sapori e Vini, che cerchiamo di portare con il web, con la televisione, con l'informazione nelle vostre case, ciò che di bello e di buono si produce ancora in questa grande, bella Italia, perché siamo ancora un grande paese. Maurizio, grazie, viva Roero, viva Govone, viva i vini di questa buon terra. Buon lavoro.